La 24 ore di finale nasce da un'idea, da un sogno di amici che nel 99 volevano pubblicizzare il finalese ai ciclisti di tutto il mondo. E quindi si sono inventati un evento che durava una giornata intera, un giorno e una notte e un altro giorno, 24 ore, in modo tale che insieme ad amici potessero stare qua e accorgersi di quanto era bello il finalese. La gara funziona come una staffetta. La squadra ha a disposizione un percorso ad anello che deve percorrere per 24 ore ininterrottamente e chi fa più giri vince. Tutti la possono fare. Puoi pedalare al ritmo che vuoi. Noi vogliamo regalare un'esperienza. Il vero montepremi, il vero premio che si raggiunge è lo stare insieme, è il partecipare a un evento che ti porti poi nel cuore tutto l'anno. I team possono essere composti da 4 persone, da 8 persone o da 12 persone. E poi c'è un'altra categoria composta solamente da una persona e sono i solo. Tutte queste squadre e ha 24 ore di tempo per fare più giri che può. Ci sono un sacco di ragazze all'evento. Mi sembra, se non vado errato, che ci sia circa un 10% di ragazze che partecipano alla 24 ore, sia in team misti con altri maschi, piuttosto che invece con team solamente femminili. Le richieste dei team sono tantissime. Per 2000 iscritti si ricevono circa 10.000 email. Sono le più disparate, proprio perché alla 24 ore convivono insieme una miriade diversa di tipi di biker differenti, dal super agonista, e quindi ha bisogno di domande molto tecniche legate a dislivelli, lunghezza di percorso, ma invece domande molto più banali, che è quanto costa la birra, perché così dopo il giro mi faccio una bevuta. Il percorso non è semplice. Per noi era importante avere un percorso che fosse molto divertente e che rappresentasse un vero percorso di mountain bike. Il nostro territorio è pieno di bellissimi sentieri che hanno determinate caratteristiche dettate dalla morfologia del territorio. Il nostro percorso volevamo che rappresentasse la sintesi perfetta e così abbiamo cercato l'anello perfetto che racchiudesse un po' tutte queste caratteristiche: la salita tecnica, la discesa divertente, il tratto panoramico molto veloce, tutto vista mare, magari alternato anche a una parte dentro una pineta, in un bosco, in modo tale che ogni chilometro una visione diversa di un paesaggio che poi era completo il finalese. Il percorso è quello che ha fatto parlare più di tutto del nostro evento in tutto il mondo, in tutta Europa. Il tratto più impegnativo, che è la salita chiamata salita verso Brick dei Crovi, prima di fare la discesa del Toboga. Affrontandola alla fine del giro, poco prima della discesa più divertente, psicologicamente è un po' l'ultimo ostacolo da percorrere e quindi è forse quella che ti taglia un po' più le gambe. Abbiamo separato l'evento dei solitari dall'evento dei team, organizzando quindi in due weekend separati due 24 ore. E abbiamo proposto a chi partecipava da anni alla 24 ore di partecipare a entrambe, sia con una squadra, con gli amici, sia di provare l'esperienza di fare la 24 ore da solo. Quindi la 48 ore è l'avventura a cui partecipano i temerari che non se ne accontentano di una perché gli piace talmente tanto che ne vogliono fare due. La partecipazione è di assoluto livello internazionale, tanto che l'anno scorso è stato organizzato il primo campionato mondiale per la categoria solo. L'aver organizzato il campionato mondiale è venuto proprio per l'importanza che negli ultimi anni aveva raggiunto a livello internazionale. Ad oggi, dei 2000 atleti partecipanti, circa il 35% sono atleti stranieri.
con più di 20 paesi partecipanti da tutto il mondo, dall'Argentina, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Nuova Zelanda, oltre a quasi tutti i paesi d'Europa, principalmente concentrati nella zona europea della Germania, della Svizzera e dell'Austria, che sono poi i mercati turistici di maggior riferimento per il nostro territorio. Il trend della gara è in fortissima crescita. I dati negli ultimi anni sono molto positivi. Noi ad oggi pensiamo che chiuderemo le iscrizioni con un forte anticipo, proprio perché abbiamo sempre più team, sempre più atleti che ci chiedono di essere iscritti. Quindi in realtà la 24 ore, la gara sportiva, è solo un pretesto per poter stare insieme con gli amici e vivere la tua passione preferita, che è andare in bici. Se ci pensi, proprio l'idea di fare una gara a squadre permette di avere sì dei momenti dove vai in bicicletta, ma anche altri momenti dove fai altre cose. Potrai divertirti con gli amici, ballare, mangiare una grigliata, bere birra con le amiche che ti sei portato e vedere l'area espositiva che è piena di biciclette, che sono poi la tua passione. L'attenzione sull'importanza dell'aggregazione ha trasformato un evento sportivo in un vero festival della mountain bike e quindi ha permesso di poter scoprire un qualcosa che andava oltre la gara, che per noi era la cosa più importante, che era scoprire il territorio. Il pubblico è una parte fondamentale dell'evento. Noi contiamo circa, in 3 giorni di evento, venerdì, sabato e domenica, circa 18.000 presenze, e se 2.000 gareggiano, tutte le altre fanno pubblico, incitano i partecipanti, e anche nei modi più divertenti, o invece le cose un po' più serie legate poi a atleti più agonisti che vogliono fare un tempo, quindi i loro supporter li supportano 24 ore senza dormire anche loro come i loro atleti, dandogli da mangiare e dandogli da bere tutto il tempo. La notte è un momento affascinante, perché cambiano tutte le regole del gioco nonostante si stia giocando sullo stesso percorso. Noi non illuminiamo il percorso e quindi bisogna affrontare il percorso con delle luci per poter proseguire nella competizione. La vista viene meno e quindi bisogna capire il territorio che si ha intorno, l'ambiente che si ha intorno, anche con gli altri sensi. È un'esperienza davvero unica. La 24 ore è un momento di passione assoluta del finalese.